per uno spazio così grande l'unica cosa era un'antologica, ma io le antologiche le detesto, anche perché conto di campare ancora un bel po', e quindi ho scartato subito l'idea. E allora mi sono ricordato di quando a Firenze soprattutto andavo a seguire la stampa offset dei manifesti, delle cose, e dai fogliacci di avviamento, sai, quelli che si prendono e riprendono finché non si stabilisce la forza della macchina, il registro, si stampa e si sovrastampa in continuazione, creando effetti particolari che mi sono sempre piaciuti. E allora ho pensato a quello: perché non fare un lavoro del genere con l'archivio di 20 anni di materiale d'affissione che ho? E il risultato è quello che potete vedere. Non è un lavoro di graphic design, ma è un lavoro sul design. E cioè, cosa possiamo fare usando come base l'ordine e la chiarezza del design? In realtà si scatena un po' il caos, no? E questa cosa è interessante. Ci devo riflettere un po' su, ma mi pare promettere qualcosa di curioso, perlomeno. Il design alla fine è un lavoro formalizzante. Alla fine si tratta di trovare una forma che risponda a un'intenzione, un contenuto, eccetera, eccetera. Ecco perché è sempre un lavoro fortemente formalizzato. Ma in fondo, le faccio un esempio banale. Dire che il bombardamento di Guernica è ingiusto, lo dicono tutti. Magari anche con più passione, ma dipingere Guernica è un altro problema. Il contenuto è assolutamente lo stesso. Abbiamo lavorato su un criterio prettamente sinestetico e quindi le cromie hanno avuto un ruolo fondamentale. Quella che è un ambiente immersivo, un ambiente all over, potremmo dire, perché è diverso dal classico allestimento in cui ci sono delle pause, ma la forza dell'insieme, ecco, che restituisce un ambiente appunto sinestetico. Questa volta la collaborazione con la il dialogo con la collezione permanente del museo, del Box Museum, c'è stata, ma abbiamo deciso di sconvolgere un po' i nostri piani. Senza falsa retorica, abbiamo voluto omaggiare un'artista che è deceduta da poco tempo, che è in collezione del Box Museum, che è Laura Cionci, e quindi abbiamo pensato che potesse essere esposto soltanto il suo lavoro in dialogo con la mostra di Bruno La Vergata. Rispetto alla precedente mostra di Simone Bergantini, ci troviamo di fronte a un ambiente che è totalmente diverso, perché Bruno La Vergata ha trasformato quello che ha costruito nel suo percorso artistico da grafico quasi come se fossero delle pitture. Cioè, noi non vediamo più il manifesto così com'è, ma quello che osserviamo agli occhi è sicuramente più una pittura, no? Sono frammenti di pittura, un po' come un manifesto strappato. È un po' quello, il processo è un po' come quello di Rotella. Rotella strappava, qui abbiamo una sovrapposizione, no? Abbiamo una sorta di sovrapposizione, un collage di un insieme di manifesti, di periodi storici completamente diversi uno dall'altro, che formano appunto una cromia, e soprattutto troviamo delle forme che hanno la riconoscibilità del manifesto, ma più che manifesto appunto raccontano come se raccontassero una pittura. Nei manifesti sovrastampati di Bruno La Vergata c'è tanta Cosenza, tantissimi manifesti dedicati alle iniziative del Teatro dell'Acquario, dell'Università della Calabria. Naturalmente è una cosentinità che non rimane ferma a Cosenza, ma che si amplia i suoi orizzonti con esperienze diverse, da Firenze a Milano, il ritorno a Cosenza. Ecco, questo si è sentito anche stasera nell'inaugurazione.